Anche l'obbligo di vincere stasera. Il Deportivo La Coruña terra in Reggio Lac, non c'è fallo per Sanchez Martinez, protesta Riasor, ma Real Madrid organizza il contratto. Io penso più a Morata o Isco, che può dare quella palla o anche tenere palla e dare là all'attacco. Anche Kames vuole divertirsi, la difesa del Depor lo permette, Lucas cerca Isco, deve chiudere la porta Alex Bergantinos, insiste però un Real Madrid che vuol dimostrare. Una risposta al 7-1 del Barça, probabilmente il Barça. Il tocco di punta, prende in controtempo Lucas Vázquez, Danilo cerca di tenere viva l'avanzata del Madrid. Kames larghi Asensio e Marcelo, lascia passare il pallone giovane, Marcelo può crossare, lo mette fuori, ancora per Isco. Sì, come dicevamo prima, Kovacic come in questo momento deve fare il Casemiro, in questo caso lo ha fatto. Ha perso l'attimo Kakuta, gli ha portato via il pallone Kovacic, ora imposta Kames. Palla completamente differenza, senza problemi e soprattutto guadagnando la metà campo del Depor con facilità. Kames ha ricevuto da Asensio, un ricciolo del colombiano che si appoggia. Real Madrid che ovviamente ha un calendario fittissimo da qua alla fine, perché ci sono le ultime giornate di campionato, c'è il recupero a Vigo e c'è soprattutto la semifinale di Champions, doppia con l'Atletico. Porta palla Kames, il centrocampo è un feudo madridista. Lucas Vázquez ha di fronte Luisinho, cerca di chiudere la combinazione, Kames con l'esterno, fa 2-0, show madridista. A parte dell'allenatore che ha schierato una squadra abbastanza offensiva di fronte ai così. Ancora questo gesto di Kames che non ha nulla a che vedere con il suo futuro, una promessa familiare. Kames che nonostante il gol nel classico, immediatamente bissato stasera al Riasor di Coruña, sembra sempre più lontano dal Real Madrid. In questo senso il rinnovo di Isco lo allontana ulteriormente. Kames che ha quota 5 gol in campionato in stagione, 7 reti più 11 assist. Prima di stasera partecipava a un gol ogni 83 minuti giocati, niente male come numero. Ma guarda, i numeri sono forti, questo giocatore è altrettanto forte, devo dire che ha aspettato un attimo per uscire su Morata per poi non farlo. Hai visto dove sono? Lo dicevamo noi? Lucas Vázquez da una parte, Asensio dall'altra, James compreso. Pallone portato da Kames e poi servito a Lucas Vázquez. Questo è il movimento del numero 10. Ecco servito il gol del 2-0 del Real Madrid. Hai visto da dove sono partiti? È quella la forza della squadra di Zidane. Quei giocatori che fanno la fase di... Principa Rivas, c'è comunque Isco. Prova a buttarsi dentro Danilo. Isco ragiona. Kames. Posizione del colombiano è regolare, rimorchio di Asensio, cerca il cross Kames, deviato a 10 gol nelle sue ultime 9 partite. Real Madrid per minutaggio è il 15° della rosa. E però non è riuscito a essere servito dai compagni, quindi attraverso il possesso palla, attraverso creare il gioco palla a terra, non danno spazio agli avversari. Altre spine per Danilo, non per Kovacic, che recupera il pallone. Morata lo gioca a due tocchi su Kames, in area di rigore Kames per Lucas Vázquez che prolunga. Morata, Lux! Per il Real ancora da 3 metri da Lux, che stavolta ha fatto una grande parata. Rivediamo l'azione, grande palla di Morata che va a riprendersi lo scarico di James passato da Vázquez. Errore clamoroso sotto la traversa, anche centrale. Era troppo facile? Sì, è troppo facile che... Cioè, era troppo facile per il portiere leggere che avrebbe calciato sull'angolo. Ci ha messo letteralmente la faccia German Lux. Oh. Per James. Non riesce a servire sulla corsa Lucas Vázquez, farlo allora sui piedi. Di nuovo Kames Rodriguez, Asensio, si entusiasma. Stavolta la punizione è per il mancino di Kames. Aggiusta la rincorsa Kames, si può andare. La battuta del colombiano, fondamentale il rientro di Florino Andone, che va a spazzare l'area. Isco insiste su Kames. Ah, non vuole fare fallo Isco, recupera il pallone regolarmente Danilo. Kames, duro su di lui Luisinho, fischia. Direttore di gara, calciando qualcosa in più, l'inerzia della gara è cambiata. Real che sta facendo solo la fase difensiva e da 20 minuti a questa parte non è più riuscito a superare quello che è la metà campo del Depor. Merito del Depor sì, ma soprattutto demerito della testa dei giocatori in campo del Real. E forse in sequenza del fatto di giocare col campionato, confermando di essere un migliore entrando dalla panchina, quando ha il peso della responsabilità un pochino meno sì che dell'uomo. Kames salvato del calcio d'angolo, riesce a sganciarsi a Rivas e ad uscire dal traffico. Esce anche il Depor che prova ad andare in contropiede, deve dribblare Colak ma ha proprietà tecnica, pallone che frena e riesce ad intervenire Asensio evitando la scorribanda di Carles Gil ed evitando anche il fallo laterale. Mi viene da dire chi? Asensio ancora.
Respira un po' il Real Madrid con il pallone fra i piedi. James, Marcelo. È scappato James, lo ha servito splendidamente Marcelo, il cross di prima del colombiano. James, Isco, viene lasciato andare Isco, questo può essere un peccato capitale. James sul disimpegno di tacco di Juanfran. Arriva anche Nacho, Marcelo trattenuto, prova a lottare il Deportivo, lo fa un po' troppo in pressione Emre Çolak, i madridisti lo deridono anche, ma passa Kovacic che addirittura prova il colpo di tacco. Deportivo in tilt, passa James, ritarda il cross, spreca lui, Marcelo non ci arriva. Fosse andato in gol così il Real Madrid. Lito Pepe Mel per il mancato fischio di Sanchez Martinez. Non si ferma Isco, né con le buone né con le cattive. È regolare la posizione di Morata. Titone esce ma non lo ferma. Morata guarda la porta, vuole rifinire ancora. James! 4-1. E chi è stato il giocatore che ha dato la palla filtrante? Ancora Isco, che dà palla a Morata. Rivediamolo, la scivolata sulla palla. La scivolata sulla palla. Cambia completamente traiettoria la palla, quindi vuol dire che ha preso il pallone Kovacic. Sidney molto forte fisicamente, molto tecnico, però quest'anno anche molto spesso addormentato, mentre Arribas è un po' il difensore opposto, è uno di nervi. Erse da Monchi, il nuovo direttore sportivo della Roma, che lo prese per il Siviglia. E qua era a terra con Pepe Mel a protestare dal quarto uomo, Rodriguez Garcia. Posizione di Morata che è assolutamente buona. Sì, regolare qui Morata è stato molto intelligente a vincere questo contrasto. Chiunque avrebbe calciato, invece ha servito questo pallone d'oro. Ha capito che non aveva spazio per trovare la giocata e battere a rete. Guarda qua, in questo momento ragiona e mette dietro la palla ai compagni. Questo vale una cena, perché i giocatori quando tornano negli spogliatoi, James vieni qua, una cena pagata. E comunque è notevole la maturità che sta dimostrando Alvaro Morata, perché è un attaccante della sua età, anche con la sua focosità, che ha la miglior media gol per minuti giocati dell'intero attacco. Un po' di movimento. In tilt completo adesso il Depor. Guilherme, rientra James. Cambiando 9 giocatori e un'altra squadra, riesce sempre a fare 4 gol fuori casa. James, e non ha finito forse il Real Madrid, pallone dove serviva a lui per il controllo orientato, poi lo serve a Lucas Vázquez, si è aperto Morata, torna lì Lucas Vázquez, lasciano la palla. Assist in questa Liga, partecipa a una rete, deve pensare di provare a cominciare a costruire per il futuro, e Marlos Moreno non è il futuro del Depor, tornerà al Manchester City. Si sgancia ancora Marcelo. Arribas dorme, Sidney, Tito rimane a mezza strada, Mariano siede il polacco, non viene dato il via libera per puntare, Mariano sterza, Mariano scodella, James arriva, incolla il pallone al Prato, lo lascia Morata, da questi a Mariano. Importante, sul lancio la posizione è regolare. Regolarissimo. Ma non so se è alzato, sì, è alzato proprio su questo, era il suo questo gol. Sì, perché il Depor non vede l'ora che finisca questa partita, perché si aspettavano di poter perdere ma non con un risultato così rotondo. Depor che si ritrova con 5 sconfitte nelle ultime 7 partite, un finale di stagione. Volte, José María, Sanchez Martínez, 6-2 per il Real Madrid.